Eccolo il secondo innesto della Samba 2024-2025. Dopo il 32enne difensore Mattia Gennari, il centrocampista spagnolo Julen Bernaola. Basco di Bilbao. Come previsto, è arrivato in Riviera. L'accordo era già stato raggiunto da giorni. Ha visto il nuovo stadio, conosciuto di persona la dirigenza e si è prestato alla prima foto ufficiale da giocatore rossoblù. Classe 1999, cresciuto nell'Athletic, Bernaola vanta anche due presenze con la nazionale under 18 del suo paese nelle amichevoli internazionali contro Belgio e Giappone, disputate nel 2017. È sbarcato in Italia per la prima volta l'estate scorsa, ha giocato nell'Eccellenza pugliese con la maglia dell'Ugento, collezionando 14 gol e 10 assist, oltre che la promozione in Serie D. Numeri che sostanziano il bene che si dice di Bernaola. La Samb si augura che lo spagnolo rappresenti una delle sorprese della prossima stagione. Di sicuro centrocampo rivoluzionato, anche con l'ex Nardò Luca Guadalupi, ancora da ufficializzare però è il probabile rinnovo di Simone Paolini. Capitolo difesa. Dopo aver prenotato il terzino classe 2005 Matteo Lanza, ex Licata, uno dei primi nomi sul taccuino del direttore sportivo Stefano De Angelis è il centrale Alessio Zini, 26enne che ha disputato l'ultimo torneo nel Gironè con il Tau Calcio Altopascio, cresciuto nell'Empoli come Leonardo Pezzola, che la Samba vorrebbe confermare, e in D anche con Imolese, Gavorrano, San Donato Tavarnelle e Montevarchi. Infine, ufficiale la data della prima giornata del campionato di Serie D, domenica 8 settembre. Come da tradizione, nelle 2 settimane precedenti verranno disputati i primi turni della Coppa Italia al via il 25 agosto. Per la Juniores Nazionale, invece, la stagione scatterà sabato 14 settembre.